Tutto secondo i piani, nel senso che questa settimana è stata una settimana, diciamo, classica. Abbiamo notato una certa stanchezza, però, e quindi oggi, giovedì, abbiamo dato il riposo. E certo, questa settimana viene dopo una sconfitta pesante contro la migliore squadra del girone, sicuramente. Non abbiamo neanche giocato così male riguardo certi principi di base, solamente che purtroppo ci sono stati molti errori tecnici, e Cingoli è una squadra che non perdona, ogni palla persa viene sfruttata in prima fase, per cui è stato un grande divario anche di reti. Non è questa la prima cosa che ci interessa, perché dobbiamo appunto pensare alla crescita, e quindi il risultato viene sempre un pochettino in secondo piano. Nonostante questo, sappiamo che mettere insieme 18 ragazzi che vengono da realtà diverse occorre comunque del tempo per rodarli. Già si trovano in difficoltà le squadre che acquistano 4-5 giocatori, per cui dal punto di vista tattico ci vuole del tempo. Adesso c'è il Romagna. Sì, il Romagna che è una squadra che ormai da tempo è protagonista in questo campionato. Gioca bene, ha una bellissima difesa 5-1 che è raro trovarla di questi tempi, per cui abbiamo un po' preparato la partita per questo aspetto, ma ci aspettiamo sicuramente una partita molto dura. È chiaro che queste per i ragazzi sono settimane di adattamento, non solo dentro il campo, non solo dal punto di vista di gioco, perché nel frattempo è anche ricominciata la scuola, quindi bisogna pian piano prendere i ritmi. E questa è la mia e la nostra preoccupazione, di non sovraccaricare tanto dei ragazzi che fino all'anno scorso alcuni di loro svolgevano 3 o 4 allenamenti massimo a settimana, moltissimi non facevano pesi, per cui anche la seduta di 45 minuti mattiniera diventa pesante in un'ottica di frequentazione della scuola. Stiamo constatando che non è facile spostarsi a Pescara o a Chieti Alto, per cui dobbiamo adattare tutti i nostri orari, che non sono omogenei, perché frequentando scuole diverse, soprattutto in un momento in cui gli orari non sono definitivi, ci lascia un po' di dubbi su quanto appunto spingere o quanto posticipare a livello di carichi di allenamento.